Uno dei reperti che l'Ufficio delle Pietre Dure ha restaurato per conto del Museo Archeologico Nazionale di Firenze è una bella urnetta funeraria chiusina, etrusca, che faceva parte della collezione del barone Amédée Fouquet de Magnonville, creatasi nella seconda metà dell'Ottocento, lasciata poi alla cittadinanza di Firenze e passata negli anni successivi al Museo Archeologico. È una collezione che si è creata con materiali prevalentemente di Chiusi e del suo territorio. L'urnetta cineraria etrusca è un classico prodotto di quelle classi servili che agli inizi del secondo secolo a.C. si ribellarono alla schiavitù, ai latifondi e cominciarono ad acquisire una fisionomia anche sul piano legale e a possedere dei piccoli appezzamenti di terreno. Questo si vede anche dai cognomi che sono iscritti sulle urnette e che si riferiscono infatti a ex servi lautni in etrusco. L'urnetta raffigura un defunto disteso sul coperchio, recumbente, con la fiale in greco o patera in latino, ovvero sia una coppa rituale con la quale si offrivano libagioni di vino, ma poteva essere anche sangue, latte, comunque in questo contesto di vino, alla divinità che accoglieva l'anima del defunto nell'aldilà. Sulla cassa della urnetta sono invece raffigurati a rilievo e con una vivace policromia alcuni episodi della mitologia, fra cui il più frequente è quello della reciproca uccisione in battaglia di Eteocle e Polinice, i figli di Edipo che si ammazzarono reciprocamente per la conquista del regno di Tebe. Questo motivo aveva sicuramente un carattere funerario ovviamente molto marcato, ma funzionava anche da monito alle generazioni perché vi fosse, una volta raggiunto uno status sociale da parte di popolazioni che non se l'aspettavano, che vi fosse una armonia interna alla famiglia e che non portasse alla dispersione del patrimonio con atteggiamenti fratricidi. Thank you.
Molti degli interventi di restauro che oggi facciamo sui materiali archeologici riguardano opere conservate nei musei, che provengono da scavi archeologici del passato, alcuni anche molto indietro nel tempo. Spesso i problemi di conservazione riguardano materiali che erano stati utilizzati nel loro primo restauro, che si sono deteriorati nel tempo, oppure a causa di eventi che si sono verificati nel corso degli anni. L'urna della collezione Vagnonville del Museo Archeologico di Firenze, come molti oggetti custoditi nei magazzini del museo, aveva subito i danni dell'alluvione del 66. I materiali del vecchio restauro, per la situazione di grande umidità, si erano deteriorati, rigonfiati e in alcuni casi sbriciolati completamente. Per questo è stato necessario smontarli completamente prima di procedere al nuovo restauro. A intervento concluso, l'antico reperto ha recuperato i colori originali e l'integrità della sua forma.